Allora, svuota la spesa, mega gigante l'Eurospin. Iniziamo con questi. Sono, mi sembra cos'è che erano 10. 10 confezioni di questi. Giusto? Sono 10 per fare colazione, caffè latte e caffè espresso latte. Perché noi dobbiamo fare colazione veloce, per cui ne abbiamo prese uno, lo beviamo uno al giorno. Poi ho preso carote. Allora, dato che la spesa è tanta, saranno almeno 10 sacchetti grandi. Non dico i prezzi perché ciao. Uova, 10 uova medie, fresche. Poi ho preso la pizza verdure, pizza ai funghi e pizza con le cipolle. Che la mangiamo stasera. Poi ho preso anticocche. Anelli gusto pizza, ogni tanto qualche schifezza, anche gli stick salati, sempre patatine, affettato, speck, affumicato con legno di taleggio e formaggio brie. Ne ho presi due. Poi, aperitivo italiano, che c'è tutto l'affettato, ne ho presi due. Cosa? È facile da montare. Ho preso l'insalata, l'attivino. Scusate se vado ve veloce, ma c'è troppa spesa. Pancetta dolce, il chowder a fette, quello che mettono i panini, lo volevo provare. Questo 8 mini steak erano in promozione a 1 euro qualcosa. Due di burrata, questa qua che è buona. Cozze, queste già surgelate. Ne ho presi due. Il porino ne ho presi due. Poi ho preso lo yogurt da bere alla banana. Dato che c'è la promozione a 1 euro, ho preso praticamente quasi tutto 1 euro. Poi ho preso questi qua, tiramisù con savoiardi. Questo era in promozione, ne ho presi due, che c'è anche il bicchierino a vetro, fatto così, anche se di solito non li prendiamo, ma va bene. E poi ho preso altri due allo yogurt e melone, volevo provarle, allora ne ho presi due. Ah, un altro del Chad, formaggio fresco, poi maionese, non mi si vede più, scusate, lo squacquerone alla Romagna, questo qua che l'altra volta l'abbiamo preso ed era buonissimo, l'asiago fresco DOP, sperando che i gatti non mi fanno cadere niente. Snack tirolesi, questi qua che piacciono a lui. Contorno alla griglia. Mozzarella, le ciliegine. Poi ho preso la stracciatella. Allora, scusate, ma non vedete niente. Poi burro, questo qua alla margarina, questo va meno. Maionese, quella gigante, di solito lo usiamo per carne e robe varie. Altre burratine, mamma mia, qua non ci sta più niente. Ah, poi ho preso due di questi cheesecake e frutti esotici, volevo provarli. Dato che siamo in due, ne ho presi due. Cioè, non potete capire quanto è pieno
il tavolo. Allora, queste le volevo provare tutti di caramelle di Bosco. Poi non ho capito perché questo qua l'ha preso per i gatti, pollo, fegato, manzo, praticamente di tutto. Questi qua per i gatti. Poi yogurt al cocco lo volevo provare, dato che non mangio, cioè non prendo mai lo yogurt, però ogni tanto. E per ultimo gli spinaci. Poi andiamo con l'altra sfida. Tanto ci sono loro che giocano nei sacchetti. Vabbè. Poi pomodori, che non riesco più a capire dove metterli. Poi gli gnocchi ne ho presi, mi sembra, 3, se non mi sbaglio. Poi ho preso tutta pasta fresca, tagliatelle, ne ho presi 2 perché dovevamo prendere la pasta normale, ma il carrello era strapieno. Poi tanto a fine video vi farò vedere la clip del carrello strapieno, per cui 2 tagliatelle. I nervetti, ogni tanto questi qua li prendo, questi 3,50 euro. Poi ho preso questa che è alle trecce, 7,29 euro, questo formaggio. Poi non ci provare perché fai cadere tutto. Questo qua stagionato, non mi viene il nome, questo come si chiama? Comunque questo, 7,17 euro. Adesso usate il tiragraffi, stracciatella di burrata e il salame paesano. Qua questo non c'è scritto quanto carino, vabbè, per adesso 10 euro, buono. Vabbè, poi vi farò vedere il tiragraffi il tiragraffi è quello nuovo che abbiamo comprato. Nel prossimo video, però, ho preso l'affettato, allora arrosto di tacchino, mortadella e prosciutto. Allora, arrosto di tacchino 2,26 euro, la mortadella 1,98 euro, invece il prosciutto 3,56 euro. Qua non ci sta più. Ciao, mettiamo lì. Poi altre patatine, questi qui. Pesce spada congelato che era buono. Per provare ho preso le 3 cotolette di pollo. Ne ho presi 2. Poi ho preso i panzerotti. Ne abbiamo presi 2 perché ce ne sono solo dentro 2. Marmellata alla fragola, la prima volta che la prendiamo perché non prendiamo mai. Polpette di carne per provarle, altra grigliatina sorbetta. Questi qui massimo. Allora, parti supplì di riso con mozzarella e pomodoro, l'ho presi per provare. Come sono così. Poi spinaci, tutta roba surgelata, bucconcini di pollo, altro pacchetto uguale questo qui. Poi ho preso le chele di surimi
Spero che sono buoni, ne ho presi due. Due di questi. E altri bocconcini di pollo, che non mi ricordo quanti ne ho presi. Due ne ho presi, sì. Ok. Altro sacchetto enorme. Pomodori. Pomodori. Questo è pesciolini fritti. Due pesciolini fritti. Peperoni. Ho preso i finocchi per i conigli. Questi 3,01 €. Ho preso questo per provare uno snack milk. È la prima volta che lo prendo, lo volevo provare. Insalata lattughino per i conigli a 1,81 €. Poi cotto a dadini, che facciamo sempre con panna. Pancetta dolce per la carbonara. E ovviamente questi qua al yogurt alla frutta erano a 1 €. È la prima volta che li prendo, ma di solito non li prendo quasi mai. Poi altri due pacchetti ho preso per provare le gallette di riso cioccolato al latte. Quello, lo yogurt e la vaniglia erano buonissimi, non l'ho voluto provare anche, volevo provare anche questi. Ne ho presi due. Ho preso la piedina, gelatina ai fogli per fare la torta. Ah, questi non, la prima volta al cannolo siciliano a 3,50 €, ne ho presi due. Quindi spero che siano buoni. Ah, poi ho preso un altro pacchetto di gelatina. Cotto di tacchino con olive, questo era tutto a 1 €. Adesso non ci sta niente. Poi hamburger con erba cipollina al 50% di sconto, però non c'è scritto quanto è. Poi ancora cotto olive, questo salame piccante, e pardadele, questo qua, il brie 2,45 €, altro formaggio 2,30 € piattone, questo qua. Posizionare la griglia sul terzo ripiano del forno, poi toccare il pulsante in via al forno per riscaldarlo. Questo yogurt melone dessert, ne ho presi due. Poi ho preso il succo alla pesca e il succo alla pera, che ovviamente sto tenendo col cellulare, se no ciao, non riuscivo. Poi albicocca alla marmellata, due pacchi di pesche gialle, uno e due. Due, dato che erano molli, erano buoni, ho detto ma se li proviamo. Ultimo sacchetto. Scusate se non si vede tanto bene, che c'è, ogni tanto sto mettendo la spesa nel frigo perché qua sul tavolo non ci sta. Purè di patate, questo qua l'ho preso per fare veloce, perché di solito quando noi lavoriamo, no, ogni tanto così veloce le dobbiamo per forza prendere. Poi hamburger offerta speciale 2,09 €. Gli gnocchi, ho preso ancora i gnocchietti, anzi ne ho presi tre mi sembra, o quattro, non lo ricordo. Poi altri pappardelle frischi, succo da bere, frutti di bosco, l'ho presi praticamente tutti perché erano a 1 €. Spero che il getto... Sì, però lo dovete usare col tiragraffi. Poi il
meno, che ce ne sono dentro, 4-5,60 euro. Quattro panne. I nuggets al merluzzo. Il sorbetto al caffè. Così per provarlo ogni tanto ci sta. Altro salame, questo 11,95 euro. Oh mamma. Salame felino. Che buon odore. Scusate se i gatti fanno versi. Mozzarella di bufala è la mia preferita, questa è buonissima. Di solito prendo questa che è quella normale. Uno yogurt alla fragola, che non mi ci sta più. No, così da fuoco. Non da fuoco, vabbè. Lascialo stare. Per finire, due pacchetti di carne arrosti di suino con peperone, questo, che poi non c'è scritto il prezzo, questi qua. E l'ultimo, arrosticino, 7,17 euro. Oh mio Dio, sono sormessa dalla spesa, comunque questa è tutta la spesa che abbiamo fatto. Tom, metti dentro questo. Questo, vi faccio vedere lo scontrino, cioè chilometrico, vi dico anche quanto abbiamo speso, intanto, allora totale 290,60. Ciao. Mi sono dimenticata di farvi vedere. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, succo alla pera. E poi ho preso tina. Non avendo il cavalletto faccio fatica a farvi vedere. Comunque uso queste due cose per tipo cavalletto. Comunque, questo è lo scontrino. Questi sono i prezzi. La maggior parte era anche tutto un euro perché c'era la promozione. Credo di aver preso, di aver fatto vedere tutto. E sì. Scusate se sono andata veloce, scusate se non ho detto i prezzi. Però calcolate che ad esempio lo yogurt da bere un euro. Tipo le albicocche 2,99 euro. Cioè tutte queste cose qua. Non so se mettervi sotto i prezzi di fianco. Ah, passami quello, il sacchetto quello là delle scarpe, che così vi faccio vedere anche le scarpe che abbiamo comprato. Ve le faccio vedere già adesso nel video, così non ci penso più. Sono andata a comprare le scarpe da pipparello e abbiamo preso due paia di scarpe, una per me e una per lui. Calcolate che due scarpe 122,31 euro da pipparello. Lui ha preso queste invece di 69,90 euro, l'ha pagato 54 della Puma. Fatte così, queste fatte così, grigie bianche con la scritta Puma. E invece io ho preso queste, queste costavano 74,90 euro e col 10% della alla cassa. L'ho prese per il lavoro perché ero senza scarpe e alla fine ho preso queste bianche e nere con la scritta Puma in oro e un po' rialzato, sono comode, e ho preso questi qua per il lavoro perché due paia di scarpe mi si sono rotte, in poche parole. Comunque alla fine abbiamo preso
Ho preso queste cose qua, anche le paio di scarpe. Tutto. Va bene, io direi che concludo qua il video perché non so quanto è durato, per l'amor di Dio. E dato che mi avete chiesto di fare il video così e non al supermercato, anche perché per copyright non posso neanche farlo, per cui calcolate che sono più comodi così che farlo al supermercato, però vabbè, ho provato a cambiare. E molte ragazze mi hanno detto no, falli normale dove fai vedere la spesa uno per uno. E alla fine ho fatto così. E niente, semmai fatemi sapere se volete i prezzi. Io adesso tengo lo scontrino, così di fianco vi metterò tutti i prezzi. L'unica cosa che mostrando prodotti veloci è difficile che riuscirò a mettere tutti i prezzi. Per cui non so se mi conviene comunque. Fatemi sapere se volete nel prossimo video i prezzi di ogni cosa che io vi faccio vedere, oppure va bene anche così quello che vi ho fatto vedere, anche perché in questo video sarà molto difficile e non so se li metto i prezzi, perché facevo veloce a mostrarveli. Detto questo, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale perché ci saranno altri nuovi video, sempre sulla spesa. E non so se andrò di nuovo all'Eurospin o al Lidl per cambiare. E basta, io vado a mettere a posto la spesa perché c'è un delirio in questa casa. Detto questo, ciao e al prossimo video.